Accantonato il turno infrasettimanale, ritorna il campionato di Serie A a disputarsi tra sabato, domenica e lunedì, addirittura con un doppio posticipo. Torino-Napoli e Lazio-Milan, le partite in programma appunto lunedì 26 aprile. Ritorno al campionato, una puntura infrasettimanale abbastanza interessante, perché l'Inter ha pareggiato per la seconda volta consecutiva, ma ha guadagnato un punto sulla diretta inseguitrice Milan, che ha perso clamorosamente in casa 2-1 contro il Sassuolo. Un Milan che è talonato dalla Juventus, reduce dal 3-1 casalingo in rimonta contro il Parma. Questo e altro con l'oracolo del Bet già collegato dopo la sigla. Bello, in forma, smagliante come sempre, anche dal punto di vista grafico, dopo insomma, un tentennamento mio iniziale dovuto appunto a qualche problema tecnico che pare essersi, come dire, pare essersi cancellato. Ecco noi, ancora una volta, il trader numero uno di Pavia, l'oracolo del Bet. Ciao oracolo! Grazie, grazie, grazie mille. Ciao a tutti! Una settimana, insomma, un'altra ennesima importante non solo dal punto di vista calcistico, ma anche fuori dal rettangolo verde, perché si può dire che è ufficiale questa cancellazione di questa Super League o Super League, insomma, come dir si voglia, un esperimento, insomma, bocciato praticamente sul nascere. E però per 24-48 ore aveva sì. Tenuto il banco, insomma. Sì, stava per nascere questa Super League che purtroppo si è bloccata subito, ancora prima di nascere. E però ora, forse le squadre... È curioso però che l'Inter e il Milan, diciamo, pare abbiano risentito, magari la coincidenza, non lo so, però sai, qualcosina a livello morale è arrivata ai giocatori. L'Inter che pareggia 1-1, il Milan addirittura che perde uno scontro casalingo importante, certamente. Sì, questi rumors non fanno mai bene alle società, alle varie società, diciamo. Questi rumors non fanno mai bene alle società, ai calciatori, e quindi molte volte escono dei risultati a sorpresa. L'unica, insomma, è stata la Juventus, la Daniele, una delle... Un cambio di marcia, che quest'anno abbiamo visto una Juve che veramente ha fatto delle brutte prestazioni, invece che sembra ci sia ripresa. Tra l'altro ci sarà un Fiorentina-Juventus e diciamo che il 3-0 dell'andata è ancora molto vivo in una giornata, la 33esima, che prevede Genoa-Spezia, il super derby sentitissimo ligure, Parma-Crotone, Sassuolo-Sampdoria, Benevento-Udinese, Inter-Verona, l'appena citata Fiorentina-Juventus, Cagliari-Roma, Atalanta-Bologna e il doppio posticipo Torino-Napoli e Lazio-Milan. Curiosissimo Spezia Genoa, derby ligure sentitissimo, all'andata finita allora, per il Genoa, però questo 1-1 dello Spezia contro l'Inter, un po' di morale. Genoa Spezia all'andata finì 2-2 e ti dirò di più, mi aspetto un 2-2 anche al ritorno. 2-1 per le... 2-1 per il Grifone, aveva vinto 2-1. Mi ricordavo un 2-2, non so perché. Non voglio contraddirti, vado a memoria. Ogni tanto perdo dei colpi anch'io, mi ricordavo un 2-2, ma questa domenica comunque mi aspetto un 2-2 tra Genoa e Spezia, mi aspetto una partita ricca di gol e quindi prevedo il segno gol per gli spettatori. Anche un 2-2, abbiamo sentito un 2-2 potrebbe essere interessante, perché comunque lo Spezia va in gol ripetutamente, il Genoa ha vinto in settimana, ha pareggiato 2-2 in casa col Benevento, doppietta di Goran Pagno, insomma, ci annotiamo questo 2-2, risultato esatto, che potrebbe sulla carta essere un risultato plausibile.
Parma Crotone. Parma Crotone, lotta salvezza. Il Parma assolutamente ha bisogno dei tre punti in casa, quindi non mi soffermo tanto su questa partita. Vado su un 1 secco del Parma, 1-0, 2-0. Ho anche qualche risultato esatto questo weekend. Sassuolo-Sampdoria. Sassuolo-Sampdoria. Questa... Sassuolo che dopo la vittoria, dopo l'exploit di San Siro... Assolutamente, dopo l'exploit di San Siro, Sassuolo secondo me potrà fare un'ottima prestazione in casa. E questo comunque è il periodo dove il Sassuolo, il periodo della stagione dove il Sassuolo ha sempre giocato meglio durante negli ultimi anni. E quindi prevedo una partita ricca di gol. Prevedo un 3-1 per il Sassuolo, o se magari la partita non riesce a sbloccarsi, un pareggio sull'1-1. Però prevedo gol chance mix, una scommessa che si chiama chance mix, gol over 2.5. Sei in forma stasera? Sei in forma in questo frangente? Ogni tanto mi caso, soprattutto quando la mia squadra vince mi caso. Stasera nel senso in queste serate di gioia, di delusioni, di sofferenze, insomma poi... Ogni tifoso ha la sua pena, ecco, cioè, ciascun giorno ha la sua pena, ogni tifoso ha la sua pena, specie forse non per gli interisti, nonostante questo doppio pareggio consecutivo, comunque facciano, insomma, non inducano a chissà quali timori a squadra di Conte, saldamente in testa alla classifica. Benevento Udinese. Benevento Udinese, qui mi sono soffermato un pochettino e ho voluto rischiare una giocata un po' che quest'anno abbiamo fatto poche volte. Mi sono soffermato addirittura sui primi tempi di queste due squadre. Primi tempi dove può andare subito in vantaggio l'Udinese e magari pareggiare il Benevento su un 1-1. 0, o magari la partita può essere bloccata su uno 0-0. Però lo stesso risultato può avvenire anche nei 90 minuti, l'1-1. Quindi per questo motivo consiglio agli spettatori X primo tempo o X finale, sempre in chance mix, la doppia possibilità. È proprio una giocata che o X al 45esimo o X al 90esimo. Quindi una partita in cui prevedi, diciamo, un punto a testa che forse sì. come mai in questo caso, insomma, fa bene entrambe le squadre, nonostante comunque il Benevento non si possa e debba ritenere salvo. La stessa cosa per Udinese, a qualche punto più in classifica, ritornerà De Paul, però la squadra di Gotti forse qualche punticino per raggiungere, per agguantare la salvezza aritmetica, ne ha bisogno. A proposito di salvezza, Inter-Verona. Verona squadra che certamente non ne ha bisogno. 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. L'Inter, questo doppio pareggio, l'abbiamo detto in precedenza, questo doppio pareggio consecutivo comunque non induce timori nei tifosi né nella società, nonostante poi dietro le squadre non ne approfittino. Vedi il Milan quando si suona. Un incipit, ho ricostruito un po' sì. questa preview di Inter Verona. Probabilmente a senso unico, difficile. Non voglio... Inter Verona mi aspetto una partita a favore della squadra di casa, soprattutto dopo gli ultimi due pareggi. Prevedo un 3-1, un 1-0, o magari anche un 1-0, perché ultimamente sta facendo un po' fatica la squadra di Conte. Quindi dalle statistiche venivano fuori risultati come o 1-0 o 3-1, o una vittoria schiacciante, o una vittoria magari di misura. Ma quello aspetta comunque due. Però visto che ultimamente sta facendo fatica la squadra di Conte, ho voluto dare un pronostico un pochettino più coperto agli spettatori. 1x con multigol 1-4 durante la partita. Perché le statistiche mi portavano anche su un risultato 2-2.
magari un 2-1 dell'Inter, attacca il Verona, pareggia, o magari il contropiede poi segna il 3-1 l'Inter. Io terrei conto di questi due risultati, 3-1 e 2-2. Siamo possibilisti, una partita in cui è difficile forse fare una previsione, essendo una sorta di derby, giocato tra le tifoserie, soprattutto alla luce del 3-0 dell'andata, quello tra Fiorentina e Juventus, che col Parma ha iniziato sotto e poi ha ribaltato, diciamo, completamente la partita. Sì, Fiorentina-Juventus, la Fiorentina assolutamente farà la partita della vita contro questa Juve, anche perché ha bisogno di punti. E gioca in casa e penso che farà un'ottima prestazione. Però tra l'altro dopo però, una importante, tre punti importanti in assolutamente in con un però, ti dico che secondo me la Juve vuole saldamente la Champions League, soprattutto dopo i rumors in settimana di questa Superlega saltata, e quindi penso che vincerà con 2 più over 1,5. Mi aspetto un 3-1 o un 2-0 dalla Juve, più un 3-1. Quindi, diciamo, volevo rischiare, ti dico la verità, volevo rischiare anche un 1-2 gol a casa, che ci può stare se gli spettatori vogliono, non si sentono di giocare una vittoria alla Juve, ci può stare un 1-2 gol a casa della Fiorentina, perché la Juve di quest'anno ha quasi sempre preso un golletto. Però io vado più su un 2 più over 1,5. 2 più over 1,5. Cagliari-Roma, un'altra sfida Cagliari-Roma, tra una Roma che qui, deve passare la zona invece, Cagliari che deve salvarsi. Qui invece mi sono soffermato sulla squadra di casa, che come bene hai detto si deve salvare, ha bisogno di punti, la Roma è ancora in Europa League, penso che mollerà un pochettino e terrà le forze per giocare l'Europa League nelle prossime settimane, e quindi sono andato su un 1-2 gol squadra casa, perché secondo me la Roma subirà un gol da parte del Cagliari. Non so se riuscirà il Cagliari a battere la Roma, bisognerà vedere anche un pochettino le formazioni, per questo sono voluto stare un po' più sul vago. Ultima partita della domenica, quella tra Atalanta e Bologna. Atalanta-Bologna, mi aspetto una partita con un gol da ambe le parti, una partita con a favore della squadra di casa, su un risultato di un 3-1, 3-2, insomma aspetto una partita ricca di gol. Infatti ho dato una chance mix, gol over. Tra l'altro l'ex Barrow, ora tra le fila rosso-blu, giocato a Bergamo, insomma, si è anche lasciato, non malissimo, però insomma sappiamo che la legge dell'ex può punire. Dell'ex, infatti per questo mi aspetto un gol da ambe le parti. Torino-Napoli, andiamo al proprio posticipo. Torino-Napoli, anche in questo match mi aspetto un gol sia dal Torino che dal Napoli, però anche se il Toro ha bisogno di punti salvezza, penso che non riuscirà a vincere contro il Napoli, e mi aspetto un 2-1 del Napoli. Ho voluto pronosticare il segno gol perché è una partita comunque abbastanza tosta, può essere bloccata anche sull'1-1, perché anche un punticino al Toro potrebbe far molto comodo. Non servirà molto al Napoli, penso, ma al Toro sì. E questo Lazio-Milan, qui proprio si combatte. Lazio-Milan è la posta in palio. Lazio-Milan è gara molto strana. Speravo, in base alla mia fede calcistica, speravo statistiche a favore della squadra di casa, speravo, e invece devo ricredermi, le statistiche vanno a favore della squadra ospite con risultati 1-2, 1-1, 1-3,
quindi prevedo un X2 più over 1,5. Si potrebbe rischiare un 2 più over 1,5 proprio perché il Milan ha perso col Sassuolo e magari darà una scossa, magari cercherà assolutamente di portare a casa i 3 punti. Però per coprirsi un po' di più e dare un risultato, penso, un pochettino più sicuro agli spettatori, vado su un X2 più over 1,5. Era l'ultima scoppiettante partita di un 33esimo turno, tutto da gustare. Vi lasciamo con le solite raccomandazioni. Gioco riservato ai maggiori di 18 anni e di giocare secondo le proprie disponibilità economiche. Un saluto e ringraziamento come sempre al nostro trader numero uno di Pavia, l'oracolo del bet. Ciao oracolo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, brothers. E un grazie a tutti voi. Questa settimana poi qualche risultato esatto, secco, l'abbiamo detto, e se avete preso appunti, il caso forse di metterli appunto. Un saluto, ciao! Ciao!